Ciao a tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione le nuove Beyerdynamic Tiger 300R. Sono delle cuffie da gaming con retro aperto, rivolte ai videogiocatori. Il design riprende quello classico delle cuffie Beyerdynamic. Per fare un collegamento veloce possiamo dire che il design è identico alle più conosciute DT770, 990 Pro oppure le DT880. Qualità e prestazioni sono invariate e classiche del brand tedesco Beyerdynamic. Partendo dalla confezione, classica immagine illustrativa delle cuffie, modello, brand, tipologia di cuffie. Con un'apertura a libro possiamo osservare un'altra immagine illustrativa delle cuffie su questo sfondo grafica molto caratteristica. Alcune delle principali caratteristiche e i punti principali di queste cuffie e le specifiche tecniche, tra cui possiamo leggere la risposta in frequenza nel range 5-35.000 Hz, tipologia di cuffie aperte, impedenza di 32 ohm, un peso di 290 grammi, una lunghezza del cavo di 1,60 m e la presenza di un connettore con adattatore da 6,6.35 mm, oltre a quello stereo jack da 3,5 mm. Il proseguo della grafica è anche sui lati, nella parte posteriore, dove troviamo un'altra immagine illustrativa delle cuffie. All'interno della confezione troveremo questo manualetto dove troveremo le specifiche tecniche già viste in altre lingue, ad eccezione dell'italiano, l'adattatore 3,5 mm jack a 6,35 mm, placcato oro, per sfruttare le cuffie per collegarle eventualmente a un DAC, a un amplificatore o dunque si richieda la presenza di un jack 6,35 mm. Infine troviamo le cuffie stesse, che sono appunto le Beyerdynamic Tiger 300R. La colorazione è total black, quindi abbiamo un aspetto molto elegante e classico. Abbiamo una struttura completamente in alluminio, quindi ciò garantirà sia leggerezza sia resistenza, come possiamo osservare, massima flessibilità anche della headband. Headband caratterizzata, scusate, da un rivestimento in similpelle. Abbiamo internamente una buona imbottitura che beneficerà, cioè andrà a beneficio del comfort generale una volta indossate. Serigrafia Beyerdynamic in ambo i lati sulle parti finali dell'archetto in plastica. Possibilità di estenderle in modo da poterle calzare meglio sulla testa di ogni persona. Design, diciamo, simile a quello delle HyperX Cloud. Potremmo anche dire le HyperX sono simili alle Beyerdynamic. Passando all'esterno dei padiglioni, abbiamo una struttura sempre in alluminio. Qui abbiamo un plate forato con il logo della serie Tiger, il modello Tiger 300R. Internamente abbiamo dei padiglioni con un rivestimento in velluto, caratteristici dei modelli Beyerdynamic, che offrono un comfort per lunghe sessioni di utilizzo e di qualità elevato rispetto magari a un classico ecopelle similpelle. Per le Tiger 300R abbiamo dei driver da 50 mm, la risposta in frequenza, come abbiamo già detto, è nel range 5-35 mila Hz, un'impedenza di 32 ohm, quindi sono delle cuffie sicuramente interessanti a livello di caratteristiche specifiche tecniche. È molto interessante provarle anche con un DAC amplificatore per vedere questi dati come evolvono. Sono ovviamente delle cuffie classiche, non sono un headset da gaming, quindi non abbiamo alcun tasto, nessun ingresso per eventuali microfoni da integrare o integrati. Troviamo soltanto il classico cavo
integrato nel padiglione, che non è rivestito in treccia di tessuto, ma è con un rivestimento classico gommato. L'estensione finale è un connettore jack 3,5 mm placcato oro per assicurare massima qualità dei dettagli e qualità generale del prodotto. Vi rimandiamo dunque immediatamente alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete appunto la recensione completa con immagini dettagliate, considerazioni, test e le nostre conclusioni circa questo nuovo headset proposto da Beyerdynamic. Vi rimandiamo dunque al prossimo unboxing. Un saluto a tutto lo staff.